Ciao a tutti, io sono Pali De Stragi e sono qui per recensire, sfogliare, raccontarvi Rumore 100, 100 dischi essenziali new wave e post-punk italiani. Uno speciale uscito un mesetto fa, il 29 luglio, costa 9 euro, se me lo fate spedire 15. Circa 100 paginette, schede interessanti, non interessanti, che aggiungono poco o niente se già conoscete quei dischi. Scelta dei dischi non l'ho fatta io, però va bene così. Da cosa partiamo? Partiamo dai perché? Allora, perché? Perché la Dolce Vita? Perché Soviet Soviet? Perché Offlaga Disco Pax? Perché CSI? Perché Disciplinata? Perché Massimo Volume? Bella, bella domanda. Perché no? Perché no la parte riferita all'avanguardia teatrale? A parte il crollo nervoso, manco un pochino, almeno le nette di Krypton. Compagnia teatrale Solari Vanzi, Gaia Scienza, due lavori secondo me interessanti. Si sorvola il teatro, perché tanto non è mai preso in considerazione, no? Questi ricordi anni 80, questa avanguardia, per esempio, lasciata un po' a sé, è lasciata a sé anche un po' il cinema, perché mancano i Tanziro della provincia di Modena, che buttarono il loro dischetto dentro l'imperatore di Roma di Nico d'Alessandria, datelo a recuperare. Sempre perché no, Afrodisia città libera di Sassuolo Modena, un EP e un disco forse i migliori della new wave italiana, mancano i Revolver, tutta quel territorio est ponziana, Gino Delisio, vabbè, come se non ci fossero stati. Manca sdoganare nel 2023 qualcosa, perché l'urlo di Mancattaneo, qualcosa di Righeira, c'è solo il disco di Johnson, il pre. Ma poi perché Pappalardo, era l'ora, non è mai stato messo, non è uscito mai nessuno, è un manifesto indelebile, spacca veramente. Dentro c'è Battisti, poi io sono uno di quelli che considera i dischi bianchi di Battisti, dischi New Wave, non sono l'unico stronzo, perché ho visto anche La Cerva ha fatto uscire un grandissimo tributo, un bel disco, anche quello, vabbè. Un dischettino di Enrico Ruggeri, che può essere Polvere, non torniamo indietro nemmeno al progetto Dashboard, ma cazzo, nemmeno Polvere l'ha messo. Poi per quanto riguarda i libri, ne mancano qualcheduno, almeno che io posso consigliare. Il catalogo della mostra We Had Postmodern 80 a Firenze, il Tenax negli anni 80 della Ida, tra l'altro ve lo linko sotto, quanto non si trova ormai, è stra fuori catalogo. Frequenze Barbare, la casa Hasher di Rossella Bonfiglioli, che parla tutto il teatro dei magazzini criminali, questo è fondamentale. Come è fondamentale anche il catalogone di Giovanotti Mondani, Meccanici, anche quello tutto sotto. Per il resto, no, sì, se vi piacciono questi tributi fatti così, compratelo. Io spero francamente che sia l'ultimo atto di questo tributo agli anni 80, perché
non se ne può più se non essere fatti così. No, non ci sono rimasto male perché non l'hanno citato. Comunque sul mio canale YouTube da più di 10 anni porto avanti dischi che ci sono lì dentro, quindi magari comprate la rivista e ascoltate il mio canale, ci sono più di 750 video, anche quelli che mancano. Spero di non aver fatto arrabbiare nessuno, non voglio blastare, è solo un mio pensiero. Ciao, alla prossima, ora lo monterò male e metterò della musica male sotto. Ciao ragazzi.